stiamo provando ad abbattere i costi di gestione delle scuole, perché in momenti di crisi come questa e di carenze di fondi sul bilancio della provincia, penso che sia un'iniziativa meritevole ed importante, ma certo. non solo, stiamo rifacendo anche le coperture che erano carenti in più parti e creavano notevoli problemi di infiltrazione di acqua piovana. Gli investimenti sono notevoli, nell'elenco delle opere che vi abbiamo consegnato ci sono circa 8 milioni di euro di lavori fatti, da fare o fatti o finiti. La cosa importante che vorremmo rimarcare è la possibilità della chiusura di un altro MUSP che, con l'inizio del prossimo anno scolastico, utilizzando i lavori eseguiti nel portico del liceo scientifico, avremo la 12 aule in più per l'ITC, e quindi l'ITC, che attualmente è ospitato in un MUSP, può essere collocato in questi nuovi locali, ma soprattutto la realizzazione della nuova palestra che va a completare il plesso scolastico di Acquasanta all'interno dell'area del liceo scientifico, dove con questo blocco di palestre potremmo aiutare le società sportive, anche le società sportive che ne fanno sempre più pressante richiesta per le loro attività. Nella Marsica e sul Montino stiamo mettendo in sicurezza gli edifici. Nessuno fa rilevare il pregio di questa operazione, unico in Italia. Stiamo mettendo in sicurezza tutti gli edifici scolastici, perché purtroppo siamo un'area sismica. Con quello che sta succedendo quotidianamente, vorremmo vivere e dormire sonni tranquilli sapendo di aver messo le scuole in sicurezza. Lo abbiamo fatto. Invece di apprezzare questa cosa, veniamo accusati di cose non vere. Noi abbiamo fatto questa conferenza stampa sull'Aquila proprio per far capire che non è vero che si sta forzando la mano più sulla Marsica che non in altri luoghi. L'Aquila è stata interessata da un sacco di lavori, li avete visti, ve li ho elencati, vi ho consegnato l'elenco, e continuerà ad essere così. Non è una polemica la mia, e sottolineo, non è una polemica, siamo in attesa di una comunicazione, della comunicazione con la quale la struttura tecnica di missione ci dice che i nostri progetti possono andare avanti. Abbiamo presentato dei progetti preliminari nel mese di gennaio alla struttura tecnica di missione, stiamo in attesa della comunicazione. Questi progetti riguardano 5 edifici importantissimi per la nostra città, e mi riferisco a Palazzo Quinzi, mi riferisco all'ex Istituto d'Arte, mi riferisco all'ex Provveditorato degli Studi di Via Strinella, la Via Verdi, l'ex facoltà di medicina di Via Verdi, e l'Ipsiasar, la scuola dell'Ipsiasar, che attualmente è ospitata anch'essa nel MUSP. Se ci approvassero questi progetti, noi potremmo appaltare nel corso di quest'anno questi lavori, o nel corso del prossimo, ma nel breve togliere completamente i MUSP e rendere sicure tutte le nostre scuole.